tempo, sentir che non passa il tempo. Una tempesta in un bicchiere non la può contenere, non so, io mi tormento tanto, ci mancava che fossi anche Narcisa. Grazie comunque per... Allora, guardate, no, è una cosa comune, più di una persona mi ha detto cose simili, nel senso che magari un po' ci ritroviamo tutti in queste miserie un po' narcisiste, ci ritroviamo tutti, e che anche uno in qualche maniera preferirebbe non saperle certe cose. Sì, è più comodo non saperle, però sapete, il problema è che se uno non le va a scavare certe, o a scovare certe cose, va a finire che ce le portiamo fino alla morte certi problemi. È più comodo non saperle, va bene, è come quando non volevamo fare l'analisi per non sapere, è come quando non ci vogliamo fare visitare per non sapere le cose, per cui purtroppo è uno stratagemma che va contro di noi. Ecco, io capisco che se avessimo parlato di cose un po' meno, più generiche, sarebbe stato comodo per tutti. Ma di fatto, dobbiamo essere onesti, queste forme di egoismo narcisista, a parte le patologie vere e proprie che purtroppo ci sono, però a parte le patologie, però un po' tutti rientriamo in queste forme egoiste un po' narcisiste, soprattutto nella società che ci spinge in questa direzione. Io però vorrei che noi valutassimo una cosa: il Signore desidera che non siamo schiavi, il Signore ci sogna, come tutti i genitori che siete qui, sognate giustamente che i vostri figli siano sani spiritualmente e fisicamente. Ecco, il Signore ci desidera sani. Per questo queste malattie spirituali, esistenziali, anche se in effetti ci fanno vergognare, a volte ci fanno sorridere, altre volte ci fanno un po' scoraggiare, però affrontarli, questi problemi, queste debolezze, affrontarle fa aumentare la qualità di vita. Sapete, quando una persona combatte il proprio narcisismo, migliora il gusto della vita. Perché il narcisista è una persona che si lamenta sempre. Il narcisista è una persona che in fondo sogna sempre cose più grandi di quelle che vive, ma non vive quelle che ha davanti. Quindi questa forma di narcisismo ci portano a essere sempre scontenti, a non avere buoni rapporti con gli altri, grazie Enzo, a non avere buoni rapporti con gli altri, e a non gustare anche una vita, possiamo dire, debole, povera per quanto sia, però la vita ha una sua bellezza. Anzi, diciamo, dovremmo esaltare la vita in se stessa, anche nonostante ci siano guai, perché di fatto è un'arte gioire delle cose piccole, è un'arte. Anzi, ora piglio gli appunti, dopo queste domande piglio gli appunti, che mi ero segnato una cosa che mi sembrava giusto dirvi prima che ci lasciassimo. C'è quest'altra domanda, così non avevamo pensare che domande. Come riconoscere il narcisismo spirituale in un qualsiasi gruppo, specie nella guida? Spesso queste persone mettono zelo in quello che fanno per il bene dei fratelli. In effetti è vero, ve l'ho detto, ci sono dei ruoli, soprattutto quando ci sono ruoli di responsabilità sociale, religiosa, eccetera, in cui la tentazione del narcisismo può essere veramente pericolosa. Ve l'ho detto già fin da venerdì. Nel campo spirituale ci sono addirittura tante organizzazioni religiose nel mondo, soprattutto, non solo, ma soprattutto quelle di stampo americano, che sono forti. Vedete, gli americani sono terribili anche nell'evangelizzazione, fanno numeri enormi, noi manco ci immaginiamo. Però c'è anche un pericolo di narcisismo nei leader spirituali, cioè che sono talmente carichi di fervore che a volte rischiano di mettersi loro a essere trascinatori, più che
lasciare spazio a Dio. Ecco, assumono loro un atteggiamento onnipotente, soprattutto quando hanno risultati buoni. Quindi sto pericolo c'è, per carità, preghiamo per gli altri. E di fatto poi qua c'è un'altra domanda sotto: se quello che producono non trova terreno fertile, pensano che sia un limite tuo, quando invece ognuno ha i propri tempi e le proprie pillole spirituali. Certo, in ogni caso è buona norma in effetti non accusare gli altri. Vi dicevo prima, già accusare le persone in effetti è un po' antipatico, anche quando nel campo cattolico un prete rimprovera sempre e ci dice: cristiano, ma non siete in grado, e non rispondete, perché di fatto così non si aiutano le persone. Non è che rimproverandole, lo sanno bene gli insegnanti, non è che continuando a rimproverare gli alunni loro producono di più. Bisogna concretamente aiutarle a crescere. Quindi ci vuole molta pazienza, molta umiltà, che sono tutte virtù contrarie alla vanità narcisista. Il narcisista è come per dire, l'insegnante narcisista vorrebbe fare bella figura davanti ai genitori e davanti al preside, va, diciamo la verità. Volesse far vantarsi sempre, come il parroco narcisista se volesse vantare davanti al vescovo dicendo: noi siamo la parrocchia migliore della diocesi. O come i presidi, a certo punto possono cadere nel narcisismo, nel dire chi sta la scuola migliore di tutto. Queste forme in effetti sono, diciamo, fanno un po' tristezza, perché poi dico: allora facciamo la concorrenza per cercare di fare, è meglio lavorare sulla sostanza, sul far crescere la qualità delle cose, più che fare cose di rappresentanza, più di fare cose che appaiono formidabili, però poi le miserie le abbiamo tutti. Quindi queste forme ci sono, però io ora vorrei darvi alcune indicazioni bibliche che il professore Cencini, ma magari certo i terapisti cattolici, diciamo, perché poi vi dicevo, i terapisti che non sono cristiani si fermano a un certo punto, giustamente, mentre il terapista cattolico ha un orizzonte che va oltre l'aiuto umano, ecco, è consapevole che in effetti Dio lavora. Però sapete perché non si trovano tante volte i risultati dell'opera di Dio? Perché noi non percorriamo la strada della croce. In effetti noi abbiamo tante volte un'altra tentazione, quella di voler far operare Dio per una strada più facile rispetto a quella della croce, per una strada quasi di miracolismo. Io prego, faccio la novena, faccio la cosa e il Signore mi aiuta, mi guarisce. Onestamente non succede così ordinariamente. Ecco, i miracoli sono troppo rari per essere vita ordinaria. I miracoli sono un segno, ma ordinariamente Dio ci cambia se noi percorriamo una strada. Ci sono due passi di San Paolo che vengono riportati come i passi in cui il Signore ci dà il modello della integrazione, dice il professore, della integrazione della vita, cioè cose brutte e cose belle integrate in un cammino. Cioè che tu dalla tua vita devi prendere tutto. Cioè se hai un guaio in famiglia, non è che il Signore ti guarisce se tu ti allontani dal guaio, ti dice: affrontalo con me. Ecco, è il chicco di grano che marcisce. Però ci sono due passi, uno di Filippesi 2, ora io ve lo leggo, e l'altro di 2 Corinzi 12. Sono passi che conosciamo, però il professore, diciamo, è inutile che nominiamo sempre il professore, ma di fatto lo sappiamo, anche la dottrina della Chiesa lo dice: così opera Gesù. Ecco, Gesù, se vogliamo che queste cose, gli appunti che avete preso, che abbiamo preso in questi 3 giorni, diventino realtà, dobbiamo lavorarci sopra, intanto noi, come dicevamo stamattina, cercando di capire, anche noi stessi, dov'è che facciamo acqua, dov'è che noi veramente non siamo in linea con la carità, anche al di là delle facciate. E stamattina spero di essere stato abbastanza chiaro nel dirvi: noi possiamo veramente capire. Lì, per esempio, io ho cercato, più che l'amore vero, ho cercato la mia soddisfazione.
ho cercato il mio tornaconto, la mia gratificazione. E quello non è carità vera, perché io ho sfruttato le situazioni per stare bene io. Invece l'amore vero è intanto cercare di essere io al servizio degli altri. Ecco, in questo, sapete, mettermi all'ultimo posto, già c'è una guarigione dal narcisismo. Io non sono in questo mondo per fare bella figura. Dio non mi ha creato per essere soddisfatto in modo egoista. Dio mi ha creato per amare. E la strada dell'amore è una strada di servizio. Quindi mi devo rassegnare che se voglio raggiungere la felicità vera, la liberazione dalle mie sporcizie, io devo diventare un servo. D'altronde il modello è Gesù, e Gesù ha detto: io non sono venuto per essere servito, ma per servire. Non sono venuto io per dimostrare che sono il migliore, io sono venuto per dare la vita. Ecco, aspettate che prendo i passi biblici e ve li leggo. Esatto, sì. Ma infatti io mi dicevo, come mai si mette sempre davanti Paolo? Perché? Allora, intanto bisogna dire che Dio lavora non nelle nostre nei lati positivi solo. Dio lavora anche nelle nostre miserie. Cioè, se noi abbiamo un difetto, se noi abbiamo una schiavitù, se noi abbiamo un problema, Dio, se noi glielo consentiamo, opera anche in quel problema, attraverso quel problema. Ecco, però dobbiamo anche noi accettarlo, questa opera. Lo Spirito Santo farà in modo che anche i nostri problemi diventino funzionali al nostro cammino di carità. Cioè, noi miglioriamo lavorando con Dio a portare avanti la nostra vita così com'è. Quindi io ho un problema, diventa uno stimolo, per esempio, per pregare. E dico: Signore, io ho questo limite. Per esempio, pigliamo un limite semplice. Ecco, tendo a scoraggiarmi. Io so che tendo a scoraggiarmi e quindi cercherei consolazione negli altri, piagnucolo, mi lamento e dico: no, non lo devo fare. Perché io, Signore, Tu lo sai che io mi scoraggio e ho bisogno di pregare di più, di stare più vicino a Te. Aiutami, sostienimi quando mi scoraggio. E allora ne approfitto per pregarci, invece di scoraggiarmi. Altrimenti va a finire che io penso: vedi, mi scoraggio, vuol dire che il Signore mi ha abbandonato. Vabbè, se faccio questo conto, allora giustamente il Signore come opera? Dice: scusa, se tu non mi dai la possibilità, non ti preoccupare, tu ti scoraggi, ma chiedimi forza, io te la darò. Ecco, per esempio ci sono persone incostanti, o persone per esempio che si arrabbiano. Questo è molto comune, il fatto di arrabbiarci, di avere un po' di rabbia, un po' di cose. Allora una persona dice: Signore, Ti chiedo perdono, perché in quella situazione dovevo avere più pazienza, non dovevo irritarmi, però dammi la grazia di avere la prossima volta più pazienza, di starmi zitto, di saper soffrire in silenzio. Aiutami Tu, che io ho questo limite. Sapete, a furia di chiedere aiuto, a poco una persona acquista pazienza. E non è una cosa da niente, è una cosa buona. Ma si acquista pazienza proprio lavorando con Gesù in quella croce che abbiamo. Allora, vi dicevo, il passo che ci viene proposto come orizzonte di vita è il passo di Filippesi 2:6-11. Anche potete mettere 2:5-11. Abbiate gli stessi sentimenti di Gesù Cristo. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini.
dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Voi vedete, Gesù, pur essendo il Re, Signore dei Signori, che non ci mancava niente, per amore nostro svuotò se stesso, cioè si umiliò fino a diventare un servo e a sacrificare la sua vita per noi. Ora vedete, questa umiliazione, questo svuotamento, che gli studiosi chiamano kenosi, che dal greco, di fatto è una cosa importante, perché è la strada che Gesù ci ha dato. Quindi se noi per esempio non abbiamo il coraggio di percorrere questa strada di umiliazione, è difficile che lo Spirito Santo possa trasformarci, perché diceva il beato Egidio, amico di San Francesco, che la strada per andare su è quella di andare giù, cioè per migliorare bisogna scendere prima, non si può migliorare salendo, perché Gesù ha detto chi si umilia sarà innalzato, ma chi si esalta diventa narcisista. I Gunther Dornor, vedete, è una logica strettissima. Ora, siccome è duro, sapete, umiliarsi, qualsiasi cosa noi facciamo, Gesù ci dice, impara a farla come un servo. Anche se qualcuno di voi o tanti di voi avete un posto di prestigio, mettete che tra di voi c'è gente che ha posti di prestigio. Il Signore dice, vuoi guarire dal tuo io? Fai lo stesso lavoro di prestigio, ma non come uno superiore, ma come un servo. Quando vai nel tuo ufficio, sentiti che io ti mando come un servo. Tu, senza dirlo a nessuno, ti devi comportare come un servo. E tu devi dire a te stesso, se voglio essere in cammino con Gesù, io sono al servizio di queste persone. Stasera, tornando a casa, Papa Giovanni XXIII diceva, fate una carezza ai bambini. Vabbè, chi 50 anni fa ci fece una carezza. Stasera, tornando noi, dobbiamo dire, in questa casa io sono al servizio degli altri, sono un servo, perché questo è il compito che mi dà Gesù. È una scelta, io lo capisco, ma sapete, tante volte si vuole vivere il cristianesimo, ma non in questo modo. Ora, questo passo è considerato la proposta dello stile di vita che ha Gesù. Siccome lo stile di vita che ha Gesù è il nostro paradigma, cioè la nostra, diciamo, il nostro modello perfetto, ecco, se una persona sceglie un'altra strada, non si trova più, pur si prega. Ora, io lo capisco che essere a servizio è impegnativo, ma sapete quante volte dicevamo, pigliamo un esempio, il narcisista che fa? Dice ai suoi familiari, io non ho tempo, lasciatemi in pace, per chi torna è stanco, torna, si mette sul suo computer, torna che ha avuto il giornale che stava a vedere, invece di dare importanza alle persone, in pratica coltiva il suo bisogno, cioè trasenna a casa, ci sono i bambini, i figli, chi tu che è, la moglie o il marito, a secondo. Ecco, invece di preferire le persone, preferisce adempiere alle sue esigenze e dice lasciatemi stare, io ho lavorato, non voglio sapere, oppure non voglio sapere niente. Invece, se una persona entra in quest'ottica e dice anche se a me farebbe piacere mettermi al computer, però ci sono delle persone in casa, io sono al servizio delle persone. Quindi rinuncio a una cosa per dare spazio alle persone, perché servo è servo delle persone, o no? Che dite? C'è una logica in tutto questo. Il fatto che, per esempio, di dare spazio alle persone, che vi dicevo pure, il narcisista pensa che perde tempo con le persone, o le persone sono utili a lui, o se no perde tempo. E invece il Signore deve dire, io devo perdere tempo con le persone, perché le persone le devo servire,
Sapete che se ne abbatosta un narcisismo terribile. E invece di parlare di me, delle mie esigenze, ascolto i problemi che hanno Laus. È una fatica enorme, guardate, è più facile fare sacrifici di un altro genere, ma arrivare in casa e dare spazio alle persone e dire sono qui per voi. È una botta terribile, vedete, perché ognuno, in fondo, sapete, in famiglia, ognuno si è domato della televisione, ognuno ha le sue esigenze, ognuno ha i suoi orari, ognuno. Ci sono famigli, ognuno mangia in suo orario. Ognuno mangia quello che vuole, ognuno fa quello che vuole. In questa maniera il narcisismo, sapete, come a 2000 il cane, perché ognuno in fondo dà spazio al proprio io. Io voglio fare questo, a me interessa questo, non mi dite niente. Lasciatemi stare, ognuno vuole essere lasciato stare. Ora, Gesù invece ci dice, se tu vuoi guarire da questa malattia che ha l'umanità, tu devi essere un servo, ti devi spogliare di tutte le tue esigenze e mettere al primo posto il bisogno degli altri. Ecco, in questa maniera, in effetti, c'è, qua giustamente dice, c'è un'obbedienza a Dio che non è il nostro voto di obbedienza, perché è più difficile obbedire a Dio, sapete? Perché cioè di fatto la vera obbedienza è quella che si fa a Dio, che uno la cerca dentro di sé, che è come per dire Signore, in ogni momento della nostra giornata, come si dice oggi H24, cioè io voglio fare quello che mi dici tu. Invece l'egoismo, il narcisismo pretendono di fare quello che voglio io, perché ti dice io ho bisogno di fare questo, ho bisogno, io dico questo, io penso questo, io ho bisogno di questo, non mi potete impedire di fare questo. Vi ricordate chi dà di vacanze? Mi vuoi rovinare le vacanze se non ti pigli i cane? Ti appigliare i cane, se no mi rovini tu le vacanze, quindi un diritto delle vacanze al di sopra di tutte cose. Quindi metto le mie esigenze al primo posto. In questa maniera io sarò sempre tormentato, perché la vita non mi soddisferà mai. Dice il Signore, tagliagli le gambe. Entra nell'ottica del servo che deve obbedire. Io lo capisco che sta sciata è terribile, però guardate, non l'ho inventata io sta sciata. Il Signore la dona a tutti. Addirittura vi dico una cosa paradossale. A volte nel campo dei consacrati si riesce a fare voto di obbedienza e si ubbidisce a qualche superiore, ma non si riesce a ubbidire a Dio. Perché sapete, un superiore si può ubbidire, perché poi in fondo superiore ci può fare. È come quando si chiede un permesso, no? Ecco, sapete chi dà un permesso, che lo dà un gesuita? Va conto così. Tanto per dirvi che certe volte le regole, a seconda di come si girano, uno si può fare in regola a modo suo. C'era un gesuita, un sacerdote gesuita che fumava e si leggeva il breviario, allora non si proiettava, c'era il breviario, giusto, le lodi. Passò un cappuccino, non un cappuccino, un cappuccino, una creatura cappuccino. E siccome lo vide che fumava mentre leggeva il breviario, ci disse, ma scusa, ma non ti pare una cosa irriverente per il Signore che mentre fumi tu dici le lodi, che sono una liturgia delle ore? Ci disse, oh, guarda, a me ho permesso di mutare su vescovo superiore. Allora questo ce lo sto in mente, io un vescovo. E ci disse, dice, eccellenza, dice, posso mentre fumo posso anche dirmi le lodi? Un vescovo a poco pigliava a calci nel sedere. Ci disse, ma come si permette lei di chiedermi un permesso del genere? Come, mentre fuma si vuole pregare? Chiedo, ci passa brutto a insistere. Tornò e io un chiedo, ci disse, ma che mi conti? Io sono andato dal vescovo e quasi quasi mi pigliò a male parole perché ci domandavo permesso. Ci disse, ma tu come ci domandasti? E ci disse, se mentre fumavo potevo dire le lodi. No, tu gli dovevi dire mentre dico le lodi. No, scusate. Io gli ho chiesto se mentre dicevo le lodi potevo fumare. No, dice, tu ci avevi a domandare mentre fumo posso pregare? E già cancello tutte cose. Se tu ci dici mentre fumo posso pregare, che tu non ho permesso, ma se ci dici mentre prego posso fumare, no.
Quindi vedete, in fondo tutte le cose giuridiche sono così, ma il difficile è ubbidire a Dio invece, la cosa più difficile, perché Dio, sai, tu ogni giorno il Signore è con te. Se tu vuoi condividere il suo cammino, vi ricordate Gesù che disse: il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Quindi l'obbedienza a Dio, mortificando un po' le esigenze del nostro io, l'obbedienza a Dio produce molto, ci purifica molto. Ecco, fateci caso, le persone che vogliono fare sempre di testa loro, in genere vanno a peggiorare, non migliorano mai chi vuole fare di testa sua, perché c'è la necessità di sottometterci a qualche cosa. Infatti c'è una frase che mi sono segnato di Bonhoeffer che dice così: se vuoi amare ti devi caricare un fratello sulle spalle, perché se non ti sa caricare una persona non la riesci ad amare. In effetti è vero, per amare veramente in questo mondo, vi leggo la frase proprio come la dice lui, tra virgolette: il fratello è un peso per le persone atee. L'altro non diviene nemmeno un peso, perché egli evita di lasciarsi aggravare da qualcuno. Quindi qualcuno non crede, in fondo non se ne piglia pesi, diciamo, perché mi ha pigliato pesi laos. Ma il cristiano, se vuole amare, deve portare il peso del fratello. Solo se il fratello è un peso, è veramente un fratello e non un oggetto da dominare. A me sembra una frase importante, sapete? Perché amare è un peso, da caricare tu un peso. Vi pare perché tante persone non ne vogliono figli? Perché su un peso da portare pure. E in effetti è vero, è un impegno su cose. E quindi giustamente lui dice in maniera anche un po' provocatoria, cioè il fatto che una persona ti pesa sulle spalle nella vita, tu devi vedere che questo è il peso dell'amore. Perché se non ti pesa vuol dire che non interessa. Quindi il fatto, per esempio, di portare i pesi, che Gesù ha portato il nostro peso, allora fa capire che se una persona vuole veramente fare le cose per amore, anche sul lavoro, guardate, sul lavoro, fare bene il proprio lavoro per amore è anche pesante. Perché se uno, per esempio, non fa il proprio lavoro con amore vero, con impegno vero, non ci mette l'anima, non lo fa bene il proprio lavoro. Che dite voi? Cioè, chi lavora solo per i soldi, in fondo non ci interessa niente di quello che sta facendo. Ma se uno vuole fare bene il suo lavoro, quel lavoro certe volte è sacrificante, pesante, e quindi ti costa. È usurante. Ora, giustamente dall'ultima settimana, giustamente, perché questo fatto di andare in pensione quando siamo vecchi, quando di fatto è così, ma di fatto è vero. Io onestamente devo dire che più ci ho riflettuto su questa frase, più mi sono detto: va, in fondo il peso c'è. E se una persona mi vuole amare, deve caricare il mio peso come io mi caricare il suo peso. È anche un peso amare. Certo, sì. Sì, sì, c'è peso e peso, non c'è dubbio che c'è peso e peso. Un po' come Lello Arena dice: io mi faccio leggero. Mi faccio leggero, ma leggero per quanto mi posso fare è sempre un peso. Cioè, di fatto, la nostra natura è anche pesante. Ecco, ci sono le cose belle, però ci sono anche i pesi. Ecco, portate i pesi gli uni degli altri. Quindi fa parte un po' del nostro cammino portare un peso. La cosa bella qual è? Che mentre io porto un peso dell'amore, si va sgretolando la pretesa del mio io. Perché sapete, portando un peso, uno certe volte, in siciliano c'è l'espressione che è molto colorita, però è bella, c'ha baganolagli. Non so, perché siamo in Sicilia, ma è da parte di Palermo, come per dire, si abbassa la cresta, va, in italiano. Cioè, una persona quando si umilia, a Palermo si dice ci abbagano l'agli,
per dire si abbassa la cresta e diventa un pochino più umile proprio per il peso che porta. Cioè, man mano che una persona si umilia, anche l'orgoglio perde il suo vigore, cioè, ecco, diventa più mansueto. Una persona, per diventare più mansueta, deve umiliarsi, e umiliarsi costa, e tante volte ci si umilia portando un peso, ecco, portando il peso della giornata senza lamentarci, e questa è una strada di guarigione. Chi non soffre, poi aggiunge il Cencini, chi non soffre nella relazione vuol dire che non sfiora neanche l'altro. Si guarda bene dal caricarsi sulle spalle il peso di colui che dice di amare. Quindi, quando una persona, voi pensate, quelle persone che tornano dal viaggio di nozze e sono già in crisi, in fondo erano stati capaci di sognare l'amore perfetto. Però quando dopo, durante il viaggio di nozze, già si cominciano a puntare i pisi, il sogno è giusto, dicevamo stamattina, è giusto sognare, anzi, guai se uno non sogna, perché non campa se non sogna. L'importante è che poi il sogno si sposi con la realtà, che c'è un piso. Se io, mentre porto avanti un sogno, riesco a portare anche il peso della vita, il sogno poi porta avanti, va avanti, è giusto. Ma se non so registrare, se non so integrare i miei sogni, i sogni di gloria, i sogni d'amore, col peso dell'altro, perché anche la persona che amo è pesante, e anche quella persona porta a me che sogno pesante, e allora, se sappiamo portare il peso, noi possiamo coltivare il sogno. Riesco a ecco, io penso che sia importante questo fatto di essere concrete, di dire un attimo, ma io che pretendo? E io pretendo di realizzare le cose più belle che mi fanno sognare senza portare il peso della vita. No, l'ha portato un peso. Il peso del caldo, il peso del freddo, il peso del... Anche, sapete, quante volte una persona parlando che ha bisogno in famiglia magari è ripetitiva. E tante volte ci vengono a dire a noi, ma ripete sempre le stesse cose, e ripete sempre le stesse cose, e ripete sempre le stesse cose. Sì, ma su per giù è come quando eravate fidanzati, che ripetavate sempre ti amo, ti amo, ti amo. Solo che tanta ripetizione non ci piaceva. È giusto. Siccome eravate ziti, il fatto di ripetere 200 volte ti amo e mi ami e ti amo e mi ami e ti amo 400 volte non ci pesava. Ora, che c'è nausea ripetizione, per ora ci pisa sta ripetizione, che dite? Siamo un po' sarcastici, però è così. In fondo, quando siamo ben disposti, quando siamo in una fase, possiamo dire così, di progetto, anche la ripetizione non ci pesa. Ma quando poi si tratta di concretizzare una storia con tutte le miserie umane che ci sono, poi mi cominciano a pesare tutte cose. Ed è così. Quindi anche il fatto stesso di saper portare, dovete segnarvi, se volete poi andarlo a trovare, un altro passo che, diciamo, è dell'Antico Testamento, però è uno dei cantici del servo sofferente, Isaia 53. Ve lo nomino soltanto, ve lo ricordo, Isaia 53:3-12. È quello che dice: il Messia, come un agnello portato al macello, portava il peso, a proposito di peso, portava il peso di tutto. Le persone che lo incontravano pensavano che fosse un disgraziato, un abbandonato da Dio. In realtà stava portando su di lui i nostri peccati. Lui portava i peccati e noi siamo stati guariti. Voi pensate, quando noi ci confessiamo, perché facilmente il sacerdote fa un corpi cruci e ne cancella i peccati? Perché c'è fuori che pagò. Perché se non ci fosse stato Gesù a pagarli, il sacerdote ci dovrebbe dire: scusa, paga il debito che hai fatto e poi io ti do la soluzione. Ma siccome ha pagato Gesù,
Il sacerdote ti dice: io ti do il perdono perché c'è chi lo pagò. Ora, tante persone, se noi siamo dalla parte di chi paga il prezzo dell'umanità, tante persone si potranno salvare come noi ci siamo salvati, perché uno ha pagato per noi. Quindi, se noi collaboriamo con Gesù, aiutiamo tante persone che non ce la fanno da soli a salvarsi, perché collaboriamo con Gesù liberamente e ci portiamo sulle spalle il peso dell'umanità. Questa è la guarigione vera, vedete? Ecco, quando una persona gioisce perché sta collaborando alla salvezza dell'umanità con Gesù, nella sua vita, non solo nel suo lavoro, nella sua vita, in quello che facciamo, allora nel profondo del cuore lo Spirito Santo opera una trasformazione, perché più è autentico l'amore con cui noi viviamo, più porta frutto nello Spirito Santo. E i frutti dello Spirito Santo, se voi vi ricordate, Galati 5:22, sono gioia, amore, pace, bontà, serenità, gioia di vivere, diciamo così. Allora, com'è possibile che una persona in questo mondo, mentre porta avanti il peso della vita, può provare anche gioia? Perché la presenza di Gesù in noi, se è Lui, veramente lo facciamo per amore suo, lo mettiamo al di sopra di noi, Gesù. Signore, per te io vivo. Ecco, sembra un'esagerazione vivere per Gesù, però vedete che è un primo comandamento: amerai il Signore con tutto il cuore, non te stesso. Mentre il narcisista ama se stesso con tutto il cuore e con tutta l'anima, il Signore ci dice di amare Lui con tutto il cuore, con tutta l'anima, e per amore suo collaborare con Lui per la salvezza del mondo. Poi c'è l'altro passo, scusate se guardo l'orologio, però non voglio fare tardi per la messa, perché giustamente poi ci sono ore di viaggio, quindi non... Ecco, l'altro passo che vi prego di tenere in considerazione, perché vi servirà per potere anche quello di San Paolo, questo pure era di San Paolo, Filippesi. Ecco, l'altro passo è 2 Corinzi 12, dal versetto 7 al versetto 10. San Paolo, prima, in maniera ancora un po' leggermente, che rievoca il suo passato narcisista, San Paolo dice: ho visto il paradiso io. In effetti era vero che ho visto il paradiso, però lui aveva la tendenza a vantarsene un poco, perché aveva distinto fariseo un po' così. Però il Signore, guardate come lo guarisce. Allora, certo, se volessi vantarmi, versetto 6, 2 Corinzi 12, 6, se volessi vantarmi, io non sarei un insensato, direi solo la verità, vedete, la punta narcisista. Cioè, io mi potessi vantare benissimo, perché io i numeri ce li ho. È bello sto fatto. Chi lo dici io? Se io mi volessi vantare delle mie cose, io ce l'ho i numeri per vantarmi, perché ho dei numeri di prestigio. Era intelligente, di cultura, di una famiglia, figuratevi, era ebreo di cittadinanza romana, che era una cosa, figuratevi, che quando lo volevano arrestare, quando l'hanno arrestato, io ci disse: sono un cittadino romano. I soldati non neanche lo toccarono, perché essere cittadino romano era passibile, tu non potevi manco toccare un cittadino romano. Quindi ci disse: non pensare che io sono ebreo ma di doppia cittadinanza. Quindi San Paolo dice: se io volessi vantarmi, io la possibilità di vantarmi ce l'avrei, di esercitare il mio narcisismo, diciamo così. Direi solo la verità, ma evito di farlo, perché nessuno mi giudichi più di quello che vede o sente di me. E per la straordinaria grandezza delle rivelazioni, cioè un Signore mi fece rivelazioni enormi. Sentite ora, per questo motivo, affinché io non montassi in superbia, è stata data nella mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per 3 volte ho parlato al Signore che l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia,
La forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Allora dice San Paolo: mi vanterò quindi volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Gesù Cristo. Perciò io mi compiaccio delle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Allora, il Signore ha vinto la sua, in questo caso, il suo narcisismo, dicendogli: senti, tutti i talenti che hai, tutte le rivelazioni che hai, tutti i doni che hai, non te ne puoi servire per pompare il tuo io. E per questo motivo ti serve una spina. Io dico un poco, scusate se faccio questa sto inserto, secondo me, siccome essere narcisista è un po' pallone gonfiato, ci vuole una spina per sgonfiarlo. Io mi immagino così sta spina. Allora, ci vuole una spina per sgonfiare il pallone gonfiato. Allora ci disse: io ti do anche un peso, permetto una spina, un tormento di Satana addirittura. Quindi vuol dire che questa sofferenza la sfruttava il demonio per farlo scoraggiare. Diventava anche una tentazione. Ma quando si rivolse al Signore 3 volte, per dire, insisteva col Signore, il Signore gli disse: ti basta quello che ti do, la mia grazia, cioè il mio amore, vai avanti, perché in questa maniera tu guarirai e ti trasformerai in un grande santo. Se non ci fosse stata questa spina, noi non avremmo avuto San Paolo, vedete, avremmo avuto un leader narcisista, superdotato, ma non un servo di Dio, e sarebbe stata una perdita enorme per l'umanità. Ecco, quindi io direi, guardate che questa legge, secondo me, fatte le dovute proporzioni, o come si diceva anticamente, mutatis mutandi, cioè cambiando le cose si devono cambiare. Totò la utilizzava diversamente questa frase. Lui credeva che significasse cambiando le mutande, però invece significa in latino cambiando ciò che bisogna cambiare. Allora, cambiando ciò che bisogna cambiare, adattandola alla nostra vita, adattandola alla nostra vita, ognuno di noi, secondo me, questi 2 passi biblici, uno di stile di vita, Filippesi 2, devo diventare un servo obbediente, mi devo ammansire. Ecco, devo fare le stesse cose che faccio, ma le devo fare non come un padrone, come un servo. Anche le responsabilità che abbiamo, vedete? La buon'anima di padre Ferlauto, che è morto qualche giorno fa, a 96 anni, non so, una cosa del genere. Una volta che siamo andati a fare il ritiro, più di una volta da lui, a Troina, diceva che lui ha creato un impero là. Lui diceva: io negli anni 50 ho fatto un patto con Gesù, siamo a società, tu hai il 51% e io ho il 49%. Per cui, ecco, in questo senso è bello anche umoristicamente, come per dire: io sono alleato del Signore, ma deve essere lui che deve regnare, deve essere lui a comandare. Devo stare attento a fare le cose bene, ma non a farle come se fossi il padrone io, come un servo. Guardate, più ci riusciamo a essere servi pure nelle responsabilità, e più lo Spirito Santo opera. Vi faccio solo un esempio che secondo me potrebbe essere chiaro. Se il Papa Francesco, come io mi auguro, la sera quando si va a letto si ricorda a se stesso, e a mattina quando si dice: io sono al servizio dell'umanità, nonostante io ogni giorno devo vedere persone di tutto il mondo, che tutte le televisioni, basta che dice una parola o dicono tutti i telegiornali, nonostante questa esposizione mediatica, se il Papa Francesco a sera e a mattina si ricorda: il Signore mi ha affidato come un servo io il suo gregge, e non devo fare altro che essere fedele, perché al servo viene richiesto di essere fedele. Allora, se lui riesce a fare questo, state tranquilli, inciderà nella storia
come penso sta incidendo. Ecco, i papi che hanno fatto guai sono quelli che non si sono sentiti dei servi. Ma chi sto pure in una parrocchia? Ma chi sto pure in un consiglio parrocchiale? Se uno non si sente servo, ma si sente padrone, finemmo. Non si travaglia più nelle parrocchie, nelle cose. Chi mette il proprio io in primo piano ostacola sempre il bene comune, sempre. Solo chi si mette a servizio con tutto il cuore gioisce del bene di tutti. Dovremmo imparare, secondo me, non a gioire delle nostre cose personali, dovremmo imparare a gioire del bene che noi riusciamo a procurare per gli altri. Questa è una cosa sana, ecco, rallegrarci del bene che facciamo, in modo che ci spogliamo un poco delle pretese del nostro io. E poi questo secondo passo di 2 Corinzi 12, in cui il Signore gli dà, sapete, gli studiosi dicono che questa di 2 Corinzi 12, 7, 10, 6, 10 è la seconda conversione di San Paolo. La prima conversione l'aveva portato a Cristo, la seconda conversione lo ha unito a Cristo, quindi su due conversioni. Ma anche noi è così: la prima conversione ci fa passare dal paganesimo, dalla condotta di vita, possiamo dire in questo caso narcisista, a diventare cristiani. La seconda conversione ci fa comportare come Gesù Cristo. Prima entriamo nell'ottica cristiana, poi all'interno del corpus, all'interno dell'ottica cristiana, noi poi impariamo a vivere lo stile di vita di Gesù. Ecco, lui è un servo, lo voglio essere pure io. Il modello, sapete, in effetti questo dobbiamo dirlo, si va avanti per modelli. Noi tutti abbiamo dei modelli in testa, sapete, in questo per esempio gli psicologi sono chiarissimi ormai. Noi tutti abbiamo dei modelli che abbiamo in qualche maniera definito attraverso l'ambiente dove viviamo, l'educazione che abbiamo ricevuto, gli esempi o cattivi esempi che abbiamo ricevuto. Ecco, la storia che abbiamo ricevuto, che abbiamo vissuto nella prima infanzia fino all'adolescenza, ci ha creato dei modelli di vita. Se noi questi modelli, diciamo, non li mettiamo in discussione, ma ci comportiamo secondo questi modelli, in effetti noi ci possiamo trovare contrari a Gesù. Io devo cambiare modello di vita. Ecco, il modello che mi dà la società mi spinge all'egoismo, al narcisismo. Il modello che mi dà Gesù invece mi spinge a una carità che è un bene per tutti.